posso e andare in Vespa. In ogni caso, ecco, sono qui in un paesino strano, e che sono andato a comprare le pistole ad acqua per i gruppi dei bambini, e incontro uno che mi fa: ah, bella macchina, ok, grazie. Un'altra, ho incontrato una signora che parlava italiano: di dove sei? Incredibile quanti polacchi anche che ci sono. Vai in un centro commerciale e trovi sempre qualcuno che sente parlare italiano e ti dice: ciao, buongiorno, no? Da dove vieni? Loro sono polacchi che però hanno lavorato in Italia tanti anni fa o qualche anno fa. La signora, per esempio, aveva lavorato in Italia 20 anni e ha lasciato lì le figlie. No, capito? Quindi molto simpatico la cosa. E poi ho incontrato un altro che mi fa: ma da dove vieni? Dalla Francia? Ma no, dall'Italia. E poi mi fa vedere sul telefonino e aveva anche lui la WhatsApp. Che simpatico. Con The Stranger Thing, hai capito? That's it, fine dell'avventura. Nel senso che trovi sempre gente o per l'italiano. In italiano non ti caga, in Italia nessuno ti caga, perché ovviamente già parli italiano, no? Quindi che vuoi. Però mi ricordo quando ero in Italia, avevo la macchina targata polacca e mi ero fermato a un distributore, si è affiancata una macchina con quattro ragazze, mamma mia, ed erano polacche, no? Mi fanno: sei polacco? No. Quindi poi se ne sono andate. Che carriera. Però e questo dove va, maledetto cane? E adesso devo spegnere, perché devo trovare la strada di ritorno, se no qua mi perdo. Ah, ho messo i vetri oscurati, che però adesso la devo riportare, perché mi hanno smontato i due vetri laterali, quegli slide, e adesso piove dentro, è normale. Poi un'altra cosa, il cassetto ancora non l'ho fatto sistemare. E niente, c'è una novità in una serratura, non so che cos'è, poi il film lo faccio vedere. E le marce di nuove sono dure, macchina del Watts proprio. Vabbè, comunque tutto ok, dai, ok, ciao ciao. Come va? Lo so, è da un po' che non ci sentiamo, ho preso una cosa, un'altra. Comunque niente, sono venuto qui a cambiare i film glass, no? Così li ho messi belli neri e adesso mi suona il telefono. E quindi ho messo i film glass belli, belli scuri, neri, e solo che purtroppo smontando i vetri adesso piove dentro, sia da una parte che dall'altra. Ho comprato le solette per le scarpe. Guarda che bello! L'ho messo sia di qui che però problema tragico con la marmitta. Guarda che roba, capito? Quella lì devo cambiarla in assoluto. Però almeno adesso è bello scuro e non era un lavoro homemade come quello che avevo fatto io. Il cassetto è ancora rotto, qui ho tutti i pezzi. E poi metterò anche questa chiusura che mi servirà per, guarda questo, dai, è bellissimo, che mi servirà per chiudere all'interno questa porta, perché se no non la chiudi internamente. Cioè devi aprire il finestrino, chiudere la chiave e that's it. Visto? Ho messo anche la macchietta dall'altra parte. Insomma, niente di che.
Adesso vediamo cosa si può fare per questa acqua che entra dentro nel finestrino. E questo è quanto. A settembre Sardegna e quindi devo preparare la macchina. Tante cose da fare. Vedo anche come trovare una soluzione per chiudere lo slide window da dentro. Perché tu lo chiudi, no? Tu lo chiudi da dentro, lo blocchi, però dopo si fa. Capito? Cioè adesso non lo rifaccio, però basta fare una piccola pressione, questo lo sollevi e questo qua fa lo slide e si apre. Quindi bisogna trovare un sistema, no? Per chiudere questo, mettere un bastoncino cinese qua dentro e bloccarlo. Giusto per, capito? Giusto per, ecco, trovato forse qualche cosa. Sotto yes. Ah, ok. Ah, ok. Perché no? Benvenuto. It's ok. It's ok. E un'altra cosa che dovrò fare è cambiare queste luci, perché queste luci non valgono proprio nulla. E cambiare anche un'altra cosa qua di plastica, questo fanale qua, perché ho notato, cambiando la luce dello stop che si era bruciata, che praticamente questo qui è rotto, capito? Cioè quando l'hanno avvitato si è fatto il crack. E un'altra cosa, minchiata che è uscita fuori, questa maniglia qua, telefonando alla Tarmot per chiedere se ne avevano una di ricambio e purtroppo non ce l'hanno, questa maniglia qua mi hanno detto che è soggetta a sbalzi, nella porta che è soggetta a sbalzi, a vibrazioni, a sbalzi, e quindi questa qui è soggetta molto facilmente a guastarsi, a rompersi. E beh, è una Watts, che cazzo, no? Per il resto diciamo che va tutto per il meglio. Sono contento di aver messo questi film e ora vediamo di sistemare il resto. Forza e coraggio. Allora mi servono le pinne, gli occhiali e la forchetta per andare in Sardegna. Allora, ciao, take care. Ecco, trovata la soluzione. Messo questo pezzo di alluminio, così almeno evita che qualcuno faccia lo slide dall'esterno, capito? Senti, questo è bloccato e va bene così, non c'è problema. È giusto per evitare quel problema, perché i curiosi non mancano mai. E niente, ecco, sono qui all'Autoglass di Lukaszewski, il mago dell'Autoglass. Però sono dovuto tornare indietro perché entrava l'acqua. D'altro canto mi hanno detto è una Russian car, quando la smonti è un casino. Dopo, no? È meglio lasciare così. Operazione silicone. Ah, no silicone? Pasta speciale? Un'ora sono ancora qua. Hanno messo questa pasta praticamente di gomma, no? Tutto all'interno della guarnizione
Hopefully questa qua dovrebbe appunto coprire e fare da coprire e fare da copertura. Capito? Ce la possiamo fare, oramai quell'altra è fatta, questa pure, e si tratta solo più di pulire e possiamo andare. Pensavo di cambiare anche le, come si chiamano? Le maniglie, tutte quante, con una nuova chiave, ma tengo quelle, risparmio.